Grazie Presidente. Non nascondo di essere emozionata dopo più di un anno di lavoro, di concertazione, di condivisione su tutte le chiavi di questo regolamento. Noi arriviamo dopo 14 anni ad adeguare un servizio ai principi di uguaglianza e questo per noi è un enorme successo. La delibera che infatti regolamentava il servizio risale al 2004 e presentava delle nebulosità importanti sull'individuazione dei beneficiari, sul controllo del servizio stesso, sul servizio autogestito, sulla semplificazione per l'accesso al servizio. Noi superiamo questi nodi cruciali del servizio istituendo una graduatoria, controllando il servizio attraverso una mobility card per una maggiore trasparenza dei chilometri percorsi, del consumo del budget destinato ad ogni persona. Discipliniamo meglio un servizio autogestito che abbiamo visto sospeso dopo pochi mesi che abbiamo iniziato a discutere di questo regolamento. Lo abbiamo visto sospeso perché non era ben disciplinato nel regolamento del 2004. Quindi noi abbiamo deciso, devo dire anche grazie al confronto con i cittadini durante le assemblee pubbliche, durante la commissione congiunta che abbiamo fatto circa un anno fa, la prima commissione che ha visto trattare l'argomento, e abbiamo potuto superare tutta l'interpretazione della norma, ecco, che non lascia più spazio a un'interpretazione, scusate la ripetizione errata, della norma che consente ai cittadini di scegliere anche il servizio autogestito. Siamo arrivati a semplificare quanto più possibile l'accesso al servizio riducendo a uno o in alcuni casi due certificati, quindi per le persone con disabilità che giustamente hanno bisogno di accedere ai servizi con semplicità, siamo andati incontro a queste esigenze importantissime. Abbiamo quindi invertito un paradigma del precedente regolamento, quindi da una chiusura delle liste che sono rimaste ferme e chiuse per 14 anni, che accontentavano un numero più o meno pari a 900 persone, e soprattutto da una chiusura della platea dei beneficiari, perché accontentava delle persone solo con alcuni tipi di disabilità, passiamo ad un'apertura della platea e quindi a una disponibilità maggiore non solo per un budget che aumentiamo, e aumentiamo di circa 1,5 milioni all'anno, arriviamo a 10 milioni di euro in 2 anni, ma lo allarghiamo anche per una maggiore disponibilità di accesso ai beneficiari, ad esempio. Infatti, come ho già detto e come troverete anche nel regolamento, allarghiamo la platea a tutte le disabilità, anche intellettive. Arriviamo a una flessibilità maggiore, scusate, del servizio, garantendo una possibilità di cambiamento sia della categoria del trasporto, quindi individuale, collettivo o autogestito, ma anche della tipologia del trasporto, quindi per raggiungere il posto di lavoro, per le attività sociali o per le terapie. C'è anche da dire, secondo me è importante sottolinearlo, soprattutto per rispondere alle polemiche che ho visto negli ultimi giorni, che il servizio nasce come compensazione al trasporto pubblico locale, che naturalmente da 14 anni, evidentemente, visto che il servizio veniva regolamentato già da 14 anni fa, è chiaramente inaccessibile alle persone con disabilità. Noi abbiamo dimostrato anche negli ultimi mesi di aver lavorato molto per raggiungere una piena accessibilità anche al servizio pubblico locale, lo abbiamo fatto con l'assessora Meleo, l'abbiamo fatto con il delegato della sindaca all'accessibilità universale, abbiamo raggiunto dei traguardi molto interessanti come il miglioramento di 21 linee di superficie che adesso sono interamente accessibili. Lo abbiamo fatto investendo sulle PEB, abbiamo messo 1,5 milioni sugli interventi più urgenti relativi alle PEB. Abbiamo messo anche in previsione degli interventi per la metro C, quindi abbiamo previsto di aggiungere l'ascensore nella metro affinché sia possibile accedere a tutte le persone, cosa che c'è da dire già negli anni precedenti non era stato previsto. Nel 2008-2009, non ricordo bene in che epoca nasce la programmazione della metro C, ma non è stato previsto di renderla accessibile.
Quindi ecco, oggi dopo un lungo iter di partecipazione che ha visto partecipare tutte le consulte municipali, la consulta cittadina per l'handicap, le federazioni che si occupano del superamento dell'handicap, che sono anche presenti alcune qui in aula e che mi hanno manifestato una soddisfazione dell'obiettivo raggiunto, abbiamo concordato anche in questi lunghi mesi alcuni punti in più diciamo da prevedere all'interno della graduatoria dopo numerosi tentativi anche di simulazione per le graduatorie, per tenendo conto ovviamente di casi generali ma anche più particolari, tenendo conto di casi, dicevo, particolari ma generali ma anche più particolari su eventualmente il numero del punteggio e l'inserimento in graduatoria. Abbiamo infatti previsto 10 punti in più per garantire una continuità sulla progettualità di vita e quindi sul progetto lavorativo che hanno le persone con disabilità, garantendo appunto un trasporto per arrivare, per raggiungere il posto di lavoro. Ma anticipo di nuovo le polemiche che ho sentito negli ultimi giorni, anche 10 punti in più per chi non ha lavoro. Quindi in egual misura, sempre per il principio di uguaglianza che ci siamo prefissati di rispettare dall'inizio alla fine nel regolamento, che vedrete è molto ben articolato, secondo me è molto puntuale e non lascia niente al caso. Quindi in questo modo e da oggi assicuriamo la vita associata, la parità di trattamento, l'equità, affinché tutte le persone con disabilità e le loro diverse abilità del fare possano continuare a dare il loro contributo alla comunità romana. Grazie.